Ecco, buonasera, bentornati, insomma, un po' tutti noi bentornati. L'argomento di questa serie, di questo ciclo, nasce un po' da un commento abbastanza banale che una mia amica mi aveva fatto, perché parlavamo di musica classica, io parlavo anzi del classicismo di Beethoven verso il classicismo di Schubert, argomento che esploreremo anche la settimana prossima. E lei insomma, classico, cosa significa classico in musica? Cos'è la musica classica? E tutto nasce un po' da lì, perché secondo me la confusione e le contraddizioni del termine sono significative e creano grandi confusioni anche allo stesso tempo. Prima di tutto, io confesso, se qualcuno mi chiede il mio mestiere, io rispondo sono musicista, sono pianista. E poi, sempre dopo mi chiedono ma che tipo di musica? E io rispondo musica classica. Perché musica classica è diventata un termine un po' generale, molto stupido, però non siamo riusciti mai a trovare una sostituzione sufficiente. È un termine che praticamente comprenderebbe tutta la musica, almeno da Bach a Boulez, e forse anche prima. Non credo che molti chiamerebbero la musica di Josquin des Prez come musica classica, ma forse anche. Praticamente poi qualcuno ha proposto, mi ricordo Leonard Bernstein, in televisione, diceva una volta che bisognerebbe dire musica seria. Ma anche questo mi sembra molto insultante a tutte le musiche che non fanno parte di questa gamma storica di musica, questa concezione. O musica d'arte, musica concepita come opera d'arte. Anche questo è forse un po' migliore, ma anche questa è la limitazione. Però ovviamente è una parola che usiamo per comprendere quello che è diventato il patrimonio musicale europeo che fa parte, che appare nel mondo del concerto. E in un certo senso la mancanza, per esempio, della musica del primo barocco o del Rinascimento o del Medioevo non ci appare perché non fa parte del concerto normale, insomma, sempre di più. Ma non è certamente un termine preciso, né un termine di qualità, insomma. Però sembra così, se qualcuno dice che ma io suono musica classica e l'altro dice che ma io suono jazz, ci quasi come se tipo io sono esperto di musica cinese o di musica eccetera eccetera. Però esiste questa terminologia e questo tutto sommato dobbiamo accettarlo, perché credo che tutti noi abbiamo questa idea in mente. La musica classica è tutta la musica del patrimonio occidentale che fa parte del repertorio dei concerti. Bene, poi, questo è molto più importante per questa serie di conferenze, di concerti, riferisce ad un periodo molto preciso. Innanzitutto tra noi musicisti, la musica classica è la musica composta tra, diciamo, 1760, forse 50, 60, e diciamo, finisce con la morte di Beethoven, o con la morte magari di Schubert un anno dopo, 1828. Un periodo di 60-70 anni, marcato da vari importanti caratteristiche stilistiche, di cui parleremo in tutte queste cose, ma insomma è un periodo molto fisso e questo almeno è una definizione anche pratica. Se io dico che Beethoven è un compositore classico in questo senso, ha un significato piuttosto preciso. Perché si dice classico? Questo è un altro discorso, ci arriviamo subito a questo, ma almeno in termini di musica Beethoven o Mozart o Haydn soprattutto sono compositori classici. Forse anche, non so, Gluck, o Schubert si discute, o tanti altri, Clementi, o Hummel, sono compositori del periodo classico. Poi abbiamo, credo che quasi tutti, usiamo la parola classica, classico,
per certe tendenze, certe caratteristiche in compositori di tutte le epoche che hanno qualche legame in comune con certe delle caratteristiche più importanti del periodo classico. Per esempio, è molto comune dire che il grande classico dell'epoca romantica è Brahms, o che ci sono quasi più caratteristiche, più tendenze classiche in Chopin che non quelle romantiche. O facendo paragoni tra Ravel e Debussy, si dice che Ravel è il classico dei due, colui che è quello che manifesta un classicismo che non troviamo in Debussy, e così via. E questo in parte riferisce al periodo classico, cioè chi dei compositori ha più in comune con le caratteristiche del periodo classico della fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. Però anche ha una usanza molto più generale e molto più verso un atteggiamento che potrebbe, per esempio, sarebbe anche molto possibile parlando di compositore prima dell'epoca classica, cioè compositore di quello che noi chiameremmo normalmente il barocco, che quello lì ha elementi classici molto più di quell'altro. Anche nella musica del Rinascimento, per esempio, si potrebbe dire che in un certo senso Josquin è un classico e Ockeghem no, o che, e così via, potrei continuare così. Quindi è un atteggiamento che non necessariamente riferisce al periodo, perché può anche essere di periodi, di tempi precedenti. Una cosa anche abbastanza vaga, però che si usa, che fa parte, e spero che voi tutti capirete esattamente il significato quando avrò finito queste conferenze. Perché è una cosa un po' acquistato e che non è una cosa precisa, con definizione netta e chiara. E poi, qui siamo veramente in un mondo molto confuso, termini come neoclassico, il neoclassico. Poi il neoclassico musicale è veramente un casino, volevo dire, forse non bisognerebbe. Grazie. Sì, una confusione, diciamolo così. O forse un bordello, si potrebbe anche dire. Perché, per esempio, e questo mi piace moltissimo, perché Beethoven è il classico. Per noi rappresenta un po' il culmine dello stile classico, il grande compositore classico. In tutti i sensi, anche se parliamo della musica classica in genere, sarebbe forse Beethoven che metteremmo in primo posto. E Beethoven ha un contemporaneo, per esempio, Luigi Cherubini, compositore francese e italiano, che però ha vissuto e ha lavorato in Francia, è molto più identificato con la Francia che non con l'Italia, che universalmente viene considerato come un grande neoclassico. Allora, com'è possibile avere un neoclassico e un classico che lavorano allo stesso tempo? Sì, questo è, c'è un motivo secondo me, innanzitutto perché, e qui arriviamo un po' alla seconda parte dell'introduzione, proprio la parola di classicismo, proprio la parola stessa classicismo, del classico, perché il neoclassico spesso riferisce a qualcosa di diverso, ma non sempre, al classicismo musicale. Ecco il problema. Classico normalmente nel linguaggio culturale riferisce comunque all'antichità greca e romana. Il mondo classico è il mondo, innanzitutto direi, del periodo classico per eccellenza, il IV secolo, quinto secolo prima di Cristo in Grecia, però un po' in genere tutto il mondo dal 500 prima alla fine dell'impero romano. Ovviamente con cambi, con evoluzioni, però si considera un po' tutto quel mondo. E lì abbiamo già un problema, perché non abbiamo nessuna traccia concreta della musica di questo periodo. Quindi è ovvio, parlando della musica e non della letteratura, abbiamo, non moltissimo, ma abbiamo tantissimo e tantissime cose importanti e di grande sostanza e di grande riflessi nella storia, proprio della letteratura, ovviamente dell'architettura, della filosofia, della scultura, della pittura meno, ma abbiamo però abbastanza per avere un'idea, ma di musica niente, niente. Sappiamo che c'era, ma sappiamo che c'era
Infatti, insomma, anche abbiamo tante descrizioni, eccetera, eccetera, ma non abbiamo la musica antica, in questo senso, antica nel senso classico, non esiste. Non esiste per noi. Ci sono fare due o tre piccoli frammenti di qualcosa, ma lì siamo tutti in grande dubbio esattamente come dovrebbero essere eseguiti, eccetera, quindi è più facile considerare che non esiste. Che la musica europea concreta per noi comincia un pochettino col canto gregoriano, con i vari canti, codice ambrosiano del V secolo, eccetera, eccetera. Quindi un'altra tradizione da tutto. E comunque, anche se è cambiato il suono, no? Anche se avessimo la musica dell'antichità, del mondo classico, non potrebbe essere considerato come il classicismo in questo senso, perché la musica come forma artistica indipendente sostenuta e contenuta non esisteva, e non esisteva non solo non esisteva all'epoca di Roma o di Atene o della Grecia antica, ma non esisteva neanche durante il Medioevo e poi non esisteva neanche, non del tutto certamente, al Rinascimento. Perché quando parliamo del classico, in gran parte sì, parliamo ovviamente sempre di riferimento in qualche modo al mondo antico, ma ormai è anche un riferimento, forse più chiaro ancora, al Rinascimento, che era una riscoperta, una revisione, una ritrovata della ricchezza, del tesoro, del patrimonio del mondo antico. Ovviamente una ridefinizione, e non possiamo illuderci per un secondo che neanche quella prima generazione a Firenze, così entusiasta, pieno di passioni, di fervore, della riscoperta dei valori del mondo antico, avevano probabilmente molto poco in comune con quel mondo. Però per loro era questo il punto di partenza, il riferimento, il fondamento, la base di tutto. In quel mondo c'era musica, e quello abbiamo la musica, è musica molto bella, è molto importante. Per esempio, un esempio anche significativo, per la costruzione la costruzione della cupola di Brunelleschi per il Duomo di Firenze, Guillaume Dufay, compositore di Fiammingo, che in quel periodo stava a Milano, compose un motetto bellissimo proprio sulle proporzioni matematiche della cupola del Duomo di Firenze, come una specie perché questo faceva un'impressione enorme a tutti quanti, questa costruzione, quindi, e anche per creare una certa unione. Però il problema, questo non è una critica, ma il problema, il motivo perché non avremmo mai potuto, e nessuno avrebbe mai potuto considerare la musica del Rinascimento come classica in questo senso, è che non era veramente autosufficiente. Ancora dipendeva alla parola, all'usanza, era legato innanzitutto alla Chiesa, ma anche ancora non si era del tutto sviluppato, non aveva ancora una sostanza abbastanza solida, diciamo, per prendere questa posizione così centrale anche nella mentalità. Sempre una buona idea guardare per vedere cosa ho portato. Dunque, quali sono gli elementi del classicismo, poi che hanno così eccitato quelli del Rinascimento, e come possiamo applicarli all'idea musicale? Cos'è il fondamento dell'idea del classico? Secondo me, insomma, non è impossibile mettere proprio un ordine di importanza, ma forse una delle prime cose che mi viene in mente è che è una concezione dell'arte che comprende l'umanità completa, una visione dell'esistenza umana completa, non limitato a certi aspetti, ma in grande, come nel senso, se prendiamo anche i capolavori della letteratura classica, tipo Odissea o insomma le tragedie greche, eccetera, eccetera,
c'è un po' questo senso di dare in un episodio, in un mondo, in una storia come la guerra di Troia, eccetera, eccetera, un po' il senso di grandi temi dell'umanità, questi grandi temi, di affrontare i grandi temi dell'esistenza umana. E di affrontare questi grandi temi in termini di semplicità, di chiarezza, senza grandi formalità, o ornamentazioni, o decorazioni, o so, cioè, c'è anche, secondo me, un elemento importantissimo, un elemento, per esempio, che ha certamente influenzato la prima generazione del Rinascimento italiano. Per esempio, se vediamo questa semplicità, questo rigore, questo senso dell'ordine, un fascino con la simmetria, con l'equilibrio degli elementi. Un altro elemento importantissimo nel classicismo, nell'idea così della cultura classica, era l'universale. Cioè, non solo che aveva una visione completa dell'umanità, ma sarebbe una visione per tutti. Non doveva essere una cultura, difatti, la prima cosa che facevano i greci quando c'era il periodo di espansione ellenica, che volevano subito esporre non tanto con le forze di armi, ma la cultura, perché questa doveva essere la cultura per tutti, universale per tutto il mondo, non nazionale, una parola un po' sbagliata per quel mondo lì, ma non solo basato su un luogo o un tempo o un popolo, ma universale, senza tempo e senza luogo. E in un certo senso rappresenta il trionfo del potere umano di mettere ordine nel caos dell'universo e della vita umana. Anche se, per esempio, se prendiamo un caso ancora di letteratura importantissimo, Edipo, come si dice in italiano? Edipo, scusate, sì, troppo, queste cose si sa in latino. Edipo, ovviamente è una storia terribile alla fine, è una grande tragedia, però nel raccontare la storia, eccetera, e con la catarsis che dovremmo avere alla fine, rappresenta anche quello, un senso del trionfo della ragione, ma non esattamente della ragione, ma della potenza umana di descrivere la condizione umana e di avere una visione completa di essa. E questo, secondo me, è un elemento fondamentale e che comprende anche la tragedia, anche le cose più angoscianti, più terribili, che non necessariamente cose solo positive. C'è una tendenza verso una visione un po' più placida delle cose. E difatti un'altra tendenza del classico è quello di cercare di rappresentare le emozioni in termini molto, se non generiche, simboliche. Questo basta vedere un pochettino Piero della Francesca, che sarebbe un caso perfetto, secondo me. Che Piero, nella sua ricerca dell'universale, di creare un mondo senza tempo, senza luogo, e questo è un riferimento molto chiaro per lui, almeno al mondo classico, classicismo, crea un mondo dove sembra che le emozioni stesse siano ancorizzate, insomma, prese in forma del tutto astratto. E qui, secondo me, abbiamo la parola chiave, una delle parole chiave del classicismo, è l'astrazione. La potenzialità di prendere tutte le esperienze umane che si possono esprimere attraverso l'arte, attraverso la creazione, in termini di astrazione, che ogni emozione, ogni sensazione, ogni elemento della vita, dalla natura alla gioia, da tutto, può essere espresso come astrazione. In un certo senso, se pensiamo così, la musica è ideale per il classicismo. Anche se la musica arriva al classicismo, l'epoca classica per la musica arriva secoli dopo il Rinascimento e millenni dopo l'era classica, però siccome la musica è l'arte che forse meglio esprime l'astrazione, perché la musica è l'arte più astratta,
perché la moneta, diciamolo così, della musica è il suono effemero che non significa nulla in se stesso e che può essere solo, solo un potere, un'espressione simbolica, metaforica, quindi un linguaggio in sé astratto, è perfetto per creare, per evocare una visione dell'umanità basata sull'astrazione, sull'idea che ogni cosa può avere una forma astratta e ideale, un po'. Difatti, per esempio, se prendiamo, tornando sempre, trovo anche abbastanza pratico per un pubblico come questo qua di parlare in termini del Rinascimento italiano, se parlo del classicismo, perché è un mondo che voi probabilmente conoscete molto meglio di me, ma certamente molto meglio della maggioranza. Quando farò questa stessa conferenza negli Stati Uniti dovrei utilizzare altri esempi. Ma per esempio, se prendiamo la differenza tra un qualsiasi quadro di Piero, tornando a Piero, come veramente la colonna vertebrale del classicismo del Rinascimento, e facciamo paragone con quello, con il Cenacolo di Leonardo, che poi fece questo clamore incredibile, una rivoluzione. Anche lì le espressioni, le reazioni dei 12 apostoli sono molto, diciamo, universali, sono rappresentati in gesti, in termini molto, se vogliamo, astratti, anche quello, però sono individuali e sono una reazione in un momento, mentre per Piero ancora le emozioni vengono espresse come concezioni platoniche, come idee, che questo è la tristezza, e questo è la sorpresa, e questo è lo shock, e questo è la tragedia, proprio in questi termini, quindi molto molto astratto, molto, quindi anche questo movimento, e questo movimento, come vedremo, esiste assolutamente nella musica, non che in questo senso Leonardo sia completamente fuori la tradizione classica, ma che sia una evoluzione in questa visione dell'astrazione delle emozioni e dell'esperienza umana. Ok. Ora torniamo alla musica. E innanzitutto per il momento ci concentriamo anche per questo programma, il Sublime, sul periodo classico della musica, cioè questo periodo, questa era d'oro per noi musicisti, fine 700, inizio 800. Quali sono le caratteristiche principali e come vengono manifestate, da dove vengono, come nascono? Lì ovviamente se dovessi parlare veramente di tutte le cose importanti di questo non finirei mai. E spero di dividere un po' il contenuto di questo tra le quattro conferenze, perché questo è un argomento molto vasto, però anche cruciale, secondo me. Direi che quasi tutti i movimenti artistici, ad un certo punto, nascono come reazioni, sono come reazioni contro, come anti qualcosa, e che normalmente questo periodo non produce il migliore del movimento. Anzi, l'arte che si definisce per quello che non è quasi mai grande come l'arte che si manifesta per quello che è. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Probabilmente per vari motivi, anche perché tutto sommato, come il barocco è un periodo che è durato moltissimo, la rivoluzione, la reazione contro certe tendenze barocche è durato anche per molto tempo, è stato particolarmente violente, è stato un movimento forte. E era un periodo anti-barocco, significava per loro, così l'ho fatto, anti-grandioso, anti-pomposo, anti-emotivo, contrario alle grandi emozioni, certamente anti-decorativo, anti-virtuoso, anti-intellettuale. Per esempio, ovviamente, una, meno nel barocco che non anche nei periodi precedenti, ma la polifonia, l'arte di mettere insieme 3, 4, 5 voci musicali allo stesso tempo, in combinazioni molto, molto complicate,
era uno dei grandi trionfi anche della ragione e della possibilità umana di combinare gli elementi in modi sempre più sorprendenti e di grande possibilità anche di bellezza e di potenza. E difatti sembrerebbe, in una concezione astratta, che la polifonia, essendo in se stesso abbastanza come astrazione, questo arte di mettere insieme voci, cioè non ha una cosa in sé concreto, sarebbe ideale per un classicismo. Invece il classicismo nasce in un periodo quando la polifonia veniva praticamente abbandonata, perché volevano abbandonare tutto quello che era intellettuale, complicato, per loro artificioso. Questo è il problema, non era semplice, non era diretto, non era naturale. Dobbiamo poi pensare che questo è anche il periodo dell'illuminismo, di Rousseau, questa idea della natura come una forza positiva che è stata sciupata in qualche modo dall'umanità con troppo decorativo, troppo falso, troppo la società stessa aveva in qualche modo sciupato quello che sarebbe stato bello. Come dice lui, l'umanità nasce libera, invece gli esseri umani sono ovunque in catene, che comincia proprio così. E quindi è un po' questo senso che solo nella semplicità, solo in una musica, questa manifestazione musicale, musica molto naturale, semplice, senza ornamentazione, senza grandiosità, senza grandi pretese, si potrà ritrovare la verità musicale. E persino Bach veniva molto criticato, troppo complicato, troppo cerebrale, troppo difficile, troppo arcano, troppo elitista, anche questa sarebbe stata una parola che avrebbero anche potuto utilizzare. Poi, da questo, e questo vedremo nel quarto programma, un pochettino, un esempio di questa musica, è una musica molto riduttiva, musica di quello che noi chiamiamo per esempio lo style galant, lo stile galante, o rococò, che è musicalmente abbastanza diverso di rococò quando pensiamo, perché pensiamo a rococò nell'architettura come un barocco in oltraggio, e invece musicalmente è uno stile quasi infantile, molto, molto semplice. Innanzitutto poi sono degli stili dove nel desiderio di ridurre gli elementi, di semplificare tutti gli elementi, si semplificava al punto di trovare una musica piuttosto vuota, piuttosto sterile. Cioè il compositore di questa epoca, Galluppi, Sammartini, Johann Christian Bach, anche, insomma, alcuni sono dei grandi compositori, ci sono tanti, ma è una musica che manca un po' di cuore, un po' di sostanza, un po' di carne anche, molto, poi nella ricerca di simmetria, di ordine, di equilibrio, tutte queste cose di cui ho parlato già come elementi fondamentali di una concezione del classicismo, era del tutto diventato molto prevedibile, molto, cioè quasi sterile, come dicevo. Poi entra un nuovo fenomeno, essenziale, cruciale per il classicismo musicale. Questo in tedesco si chiama Sturm und Drang. Ho qui una traduzione, tempesta e impeto. Sì. Sturm und Drang, tempesta e impeto, si dice impeto o impeto? Impeto, se mi credevo. E normalmente si dà come date da 1765 a 85. Secondo me comincia forse leggermente prima, almeno nelle manifestazioni musicali. Ma Sturm und Drang nasce di varie cose. Ci sono certe opere d'arte, un certo caos da Maximilian Klinger. L'idea in Sturm und Drang, cioè l'idea che la vita non è così semplice, così riduttiva, così senza conflitto, che è un'arte che è solo pacifico, tranquillo, gradevole, piacevole, anti-intellettuale, non
non può esprimere una parte importante dell'esistenza umana, che aveva questa tempesta, ma più ancora, forse più importante, l'idea dell'artista stesso, che l'artista, e questo vedremo subito come si manifesta, l'artista, c'era il movimento che si chiamava il titanismo, il titan, cioè che poi ci sarà 50 anni dopo un romanzo importantissimo con questo nome, ma l'idea del Prometeo, dell'umano che artista come Prometeo che per il bene universale deve combattersi con gli elementi difficili per arrivare a qualcosa di più alto e che forse una lotta tremenda che non può vincere, che, però che nella lotta stessa arriva a un trionfo dell'umanità. E che questo, anzi, tutto sommato, è un'idea anche molto classica, perché è molto vicino a tutte le tragedie greche. E poi, infatti, c'è una grande riscoperta di Shakespeare in questo periodo, un grande riscoperta anche proprio delle tragedie greche, ma ora, per esempio, non nelle forme molto barocche, molto elaborate, dove praticamente ormai il soggetto stesso di queste Oreste o Orfeo e Eurydice, queste storie così famose che avevano quasi perso il contenuto tragico in un mare di elementi di decorosi, stilistico, pomposo, grandioso, tutti gli elementi del barocco che volevano, e questo vediamo per esempio in Gluck che riprende l'opera, l'idea dell'opera Orfeo e Eurydice, questa storia così famosa dall'antichità, del mondo classico, e ci sono stati, non so, centinaia di Orfeo prima di quello di Gluck, e Gluck cerca di ritrovare la semplicità della tragedia. La tragedia è proprio, però, in termini di questa semplicità, quasi senza ornamentazione del classicismo. Quindi, questo è anche, secondo me, è importante per noi, perché per noi quando studiamo Schoenbrunn e le conseguenze di Schoenbrunn, pensiamo a quello che succederà dopo, perché è assolutamente indiscutibile che lo Schoenbrunn porti verso il romanticismo, porti verso l'idea romantica dell'artista, l'artista come una forza titanica un po' fuori dall'umanità, l'artista, proprio l'immagine dell'artista nell'Ottocento. E così si potrebbe magari concludere che Schoenbrunn è anticlassico, ma non lo è. È una conseguenza inevitabile, direi. Non è affatto la negazione dell'illuminismo, per esempio, che fa parte di questo mondo, di questo classicismo che sta arrivando, non è ancora del tutto arrivato, nella seconda parte del Settecento. Un altro elemento che è importante è che proprio la riscoperta fisica dell'antichità in questo periodo, la scoperta di Pompei, per esempio, è il personaggio cruciale nello sviluppo del classicismo musicale, è un personaggio molto coinvolto in Schoenbrunn, coinvolto nella riscoperta la nuova riscoperta, la riscoperta dell'antichità, ora in termini molto diversi di quello del Rinascimento, e questo personaggio è Goethe. E senza Goethe non possiamo capire la musica classica e il periodo classico della musica. Poi Goethe ha un vantaggio straordinario per qualsiasi spiegazione o comprensione di uno stile, perché ha vissuto per qualcosa come 85 anni e il suo periodo creativo è molto molto lungo. In particolare, parlando di Schoenbrunn, vorrei segnalare un'opera particolare di Goethe che è Werther. Werther fu pubblicato nel 1774, quindi siamo proprio nel cuore di Schoenbrunn e siamo proprio nel momento che il periodo classico musicale sta per esplodere, per scoppiare, poi Haydn proprio al momento che sta cominciando a comporre le sue cose più significative. Ha già fatto, per esempio la sonata per il programma di domani è 2 anni prima di Werther, perché fa parte esattamente dello stesso mondo. Sapete più o meno la storia di Werther, immagino.
dell'artista che è innamorato di una giovane donna di buona famiglia, sposata, con figli, eccetera, e si rende conto dell'impossibilità dell'amore e si suicida. Credo, qualcuno ha calcolato che il 60% del mondo capace di leggere, del mondo letterato, aveva letto Verserre in 10 anni dopo la sua pubblicazione. E nessuno, neanche Harry Potter, può comparare con il successo di Verserre. Il 60% non ci arriva. Questa immagine dell'artista, ma anche della nobiltà dell'arte, l'idea della rinuncia, insomma, tutto ha avuto un'influenza proprio enorme e che ha dato tutto questo suo mondo a queste tendenze di semplicità, di equilibrio, di astrazione, esattamente quello che mancava. Un senso di conflitto da risolvere, un senso di contenuto emotivo, un senso, cioè Sturmundrang dava a questo classicismo musicale nascente la carne, il cuore, la stoffa materiale di cui creare grande arte e non solo arte gradevole, piacevole, semplice e simmetrico. Perché ovviamente Sturmundrang, per esempio, le caratteristiche di Sturmundrang è la mancanza di simmetria, o sorprese, o elementi in contraddizione, okay? Però tutto sempre con una visione di completezza che vengono in un certo modo risolte, in un certo modo si presenta il caos dell'universo e poi si dà una risoluzione a questo caos, che in un certo senso riflette anche il classicismo greco. Bene. Dunque, quali sono i fondamenti un po' più tecnici del classicismo musicale? Il numero uno, più importante secondo me di qualsiasi altro, è molto sottovalutato da noi perché col passare della storia musicale abbiamo perso il senso cruciale di questo elemento. Magari si apre, ora comincia a far caldo. È la tonalità. E secondo me è proprio il linguaggio della tonalità, la mancanza di tonalità, o qualcosa come la tonalità, che comunque avrebbe reso impossibile che la musica potesse avere un'importanza tale nel mondo rinascimentale, per così dire, di diventare classico in questo senso. La tonalità consiste, come concezione, in un linguaggio dove il movimento armonico della musica è sempre in rapporto con se stesso, in un senso un po' come la grammatica nella lingua, che dà al linguaggio musicale una grammatica, che dà un senso di un significato, che senso di direzione, senso di linea, senso di contenuto. Non è che nel barocco, in Bach o in Handel, che manca, anche loro avevano già sviluppato una tonalità nella musica, comincia a svilupparsi già verso la fine del Cinquecento, quindi noi siamo quasi 200 anni dopo. Però ci voleva molto tempo perché prendesse una forma veramente completa, innanzitutto una forma dinamica, perché è un conto dire che qui siamo in La maggiore, e da La maggiore il dominante è in Mi maggiore, quindi ci sarà movimento da La maggiore a Mi maggiore, perché il dominante è la tonalità più vicina e dove ci sono più rapporti di relazioni, eccetera, eccetera. Ma tutto questo, insomma, ci sono termini, sono anche concezioni un po' tecniche che vorrei comunque evitare un po'. Alla fine sono manifestazioni del dinamismo del sistema, che sono i rapporti tra le armonie, tra le tonalità, che dà al linguaggio tonale, alla tonalità, questa potenza e questo
queste possibilità quasi infinite. Non da tutto infinite, perché si sono più o meno esauste, ma insomma, anche se c'è chi dice che anche oggi ha fatto il suo grande ritorno. Però comunque sia, la tonalità e il dinamismo, le possibilità dinamiche della tonalità è il fondamento. E non solo è il fondamento di tutto il periodo classico della musica, ma è anche innanzitutto il fondamento delle forme classiche. Voi sapete, non sareste venuti qua se non sapete niente di quello che si chiama la forma sonata. La forma sonata è un po' il fondamento del periodo classico. Prima sarebbe molto più giusto, come dice Charles Rosen, le forme sonate. Perché sì, c'è un modello un po' ideale di una forma, e difatti i compositori stessi all'epoca erano più o meno consci, perché un'usanza che forse non tutti voi sapete, avrete notato che qualche volta l'ultimo tempo di una composizione in tre o quattro tempi, qualche volta si chiama finale e qualche volta si chiama un'altra cosa, spesso rondò. Perché anche rondò è una delle forme sonate, o diventa, in se stesso non era, ma insomma diventa una forma sonata. Allora, per il compositore dice finale per far vedere che questo ha una concezione di forma sonata, e rondò quando non ha. Quindi questa è una missione, perché noi spesso diciamo, e anche giustamente, che mentre noi abbiamo imparato tutte le regole, tra virgolette, della forma sonata, gli stessi compositori, innanzitutto Haydn all'inizio, ma anche Mozart e Beethoven, non si rendevano conto, loro scrivevano, creavano, e le definizioni formali venivano dopo. E questo è anche vero, però fino a un certo punto erano anche consci, e questa usanza della parola finale per far vedere che è un ultimo tempo anche in forma sonata. Questo nasce di un'evoluzione naturale musicale che nel periodo barocco le composizioni in molti tempi erano normalmente le suite, e normalmente solo il primo tempo della suite non era una danza. Dopo un primo tempo più astratto, anche se un'astrazione molto diversa di quella del classicismo, ci arrivo subito, tutti gli altri tempi erano delle danze, e quindi finale, direi finale e non rondò, non è una danza, però una volta lo era, o aveva una forma molto più simile alle forme di danze, diciamolo così. Una volta rondò era anche una canzone, però bisogna andare molto indietro per quello. Finale è un modo per dire che, ma non è una suite questa, che quest'ultimo tempo ha la stessa serietà, sobrietà, rigore intellettuale che aveva il primo tempo. Prima c'era un po' l'idea che il primo tempo è tutta la stoffa serie della composizione del primo tempo, e poi balliamo, insomma, e poi ci divertiamo. E questo è un po' un segno che non è così, insomma, era un po' così, ma non è da tutto così. Insieme con la forma sonata, che fa parte un po' del fondamento del periodo classico, abbiamo l'idea della forma contenuta. E questo, in questo arriviamo veramente, secondo me, al cuore dell'idea di questa nuova concezione di forma musicale. Tutta forma musicale è basata sulla ripetizione di elementi. L'orecchio sente qualcosa e poi lo sente di nuovo e mette in rapporto quello che ha sentito con quello che sta sentendo e forse quello che sentirà. E il rapporto tra questi elementi è la base di tutte le forme musicali. Se quello che sente non necessariamente deve essere ripetuto esattamente nello stesso modo, anzi, i cambiamenti sono in se stessi, danno un certo dinamismo, una certa direzione, una certa linea, magari un certo movimento, però senza questo senso di ripetizione o qualche elemento che si ripete, la musica non prende forma, o almeno non ha una forma che possiamo percepire. Questo, forse vale la pena dare un esempio, questo vale non solo per una composizione di 40 minuti, per esempio se sentiamo... È logico per noi, perché questo si ripete, va su, poi identico, e va giù. Così, praticamente come se
pone una domanda e risponde alla domanda, e quindi ha una forma musicale perfetta. E questo, in un certo senso, è il segreto di tutte le forme musicali, solo messo molto, molto, molto in piccolo. Però, questo detto, ci sono due tipi, almeno due tipi, ci sono praticamente tre tipi di forme musicali. Un tipo sarebbe la danza e le forme tradizionali che si mettono nelle danze, e quelle sono basate nuovamente su, più o meno su ripetizioni esatte, che si fa una parte e poi si ripete. Francamente questo è molto semplificato, e la differenza qualche volta tra questo e quello che diventerà la forma, le forme sonate, non è così chiara. Ma così lasciamo invece per il momento a parte le forme di danze, e la forma di danza però continua ad avere un ruolo importante nel periodo classico, prima nel minuetto e poi nello scherzo, che continuerà ad avere questa forma molto semplificata con ripetizione, con una parte centrale normalmente in contrasto. Però vorrei tornare a due tipi principali di forme, e che io chiamo, non so se si chiamano così normalmente, ma per me sono le forme contenute e le forme aperte. Le forme aperte, e che a parte le danze, tutte le forme prima di 1750 erano aperte in questo senso, sono forme dove, ovviamente dobbiamo escludere ora tutte le forme dove c'è la parola, perché quando c'è parola almeno la forma ha sempre un legame con il testo, se sia una composizione ecclesiastica o drammatica o semplicemente una canzone, almeno questo dà un senso di forma indiscutibile, insomma. Però parliamo ora di musica solo strumentale per il momento. Se Bach, per esempio, dovesse suonare una composizione, e arriva per il lavoro, arriva per il concerto, e l'organizzatore arriva lì scocciandosi le mani, molto disturbato, dice che Bach ha un problema terribile, stasera quello che doveva suonare prima di lei non viene, e ho bisogno disperato di 5 minuti in più. O, al contrario, dice che siamo in ritardo, che, e arrivano con la cena alle 11 in punto, quindi dovete finire 5 minuti prima. Questo per Bach non era un problema nella sua concezione di forma, perché poteva o eliminare o aggiungere alle composizioni senza cambiare in modo radicale il contenuto, perché avevano un senso di forma, di costruzione, che era un po' aperto, un po' che permetteva aggiunte o anche tagli. Invece le forme contenute sono, almeno dovrebbero essere, forme dove non è possibile né aggiungere né tagliare, perché tutto fa parte di una struttura chiusa, una struttura dove almeno in un senso ideale punto A ci porta a punto B, ci porta a punto C, fino a punto Z, e che eliminando una parte o aggiungendo tutto diventerebbe illogico o perderebbe il suo senso, perderebbe il suo è un po' come un romanzo, non so se mi è capitato a voi, ma a me è capitato di comprare un romanzo in bancarella e di trovare a un certo punto con grande disperazione che mancano due pagine. E non necessariamente le ultime due pagine, questo forse è peggio di tutto, ma le due pagine nel mezzo. E qualche volta anche senza due pagine non si capisce più niente, insomma, che si perde completamente il filo. E un po' così dovrebbe essere nelle forme contenute. E innanzitutto le forme sonate sono delle forme contenute. Le forme dove tutti gli elementi devono essere guardati in sintesi, in totale. E questo senso di sintesi, questo senso della visione completa della cosa, è proprio l'elemento più pratico. No, no, questo è una domanda importante. Magari aspettiamo un pochettino. Se questo viene considerato come un progresso, questo non necessariamente. Cioè, non si può necessariamente dire che un concerto di Mozart sia superiore a un concerto grosso di Handel o di Bach, ma è diverso in questo senso, che ha un senso dell'organizzazione del tempo radicalmente diverso.
proprio in questo, e come affronta i problemi del tempo, come riempire il tempo, come la musica riempie il tempo. E non che non è questione che quale sia superiore o quale funziona meglio. Si può dire che le concezioni di forma del periodo classico sono stati uno dei grandi trionfi della storia della musica, uno dei motivi perché consideriamo questo periodo classico anche, ma anche perché hanno creato una crisi per tutto il resto della storia della musica. Cioè tutti i compositori, da 1825 in più, fino ad oggi stesso, sono davanti a una certa crisi di forma musicale, perché il successo di queste forme sonate del periodo classico sono state tali che o uno deve copiare o continuare a fare quello che loro hanno fatto già meglio o così bene almeno, o trovare strade nuove o paralleli che qualche volta sono meno riuscite. E difatti certe di queste strade paralleli sarà esattamente quello che discuteremo nei riflessi nel secondo e nel quarto programma, insomma, esattamente proprio quello, difatti, direi. Una cosa poi, però, che acquista questo tipo di forma, questo sicuro, è il senso di narrativo. Perché se la forma è contenuta, se è chiusa così, permette un senso, proprio come dicevo, del romanzo, e non a caso. Il romanzo, come forma, questo mi ricordo averne già parlato nelle conferenze di Beethoven, che lo sviluppo della sonata è lo sviluppo, e sonata vale la pena ripetere in questo senso, non è solo composizioni che si chiamano sonate, anche trii, quartetti, concerti, sinfonie, le composizioni importanti del periodo classico sono più o meno tutte sonate in questo senso, a parte opere. Le forme sonate hanno tutto un parallelo fortissimo col romanzo, con lo sviluppo anche del romanzo, che avviene allo stesso periodo, allo stesso tempo. Il romanzo non è necessariamente superiore a altre forme, cioè a Shakespeare o a Dante, forse al contrario, però è una forma che ha avuto moltissimo successo, questo bisogna dire, e anche le forme sonate. Io non so a che punto vale la pena parlare a voi di in termini musicali tipo esposizione, primo gruppo, secondo gruppo, sviluppo, ricapitolazione, coda, eccetera. Non è possibile non affrontare questi termini del tutto, ma secondo me non è del tutto né il modo migliore di capire le forme sonate, né il modo giusto. Però, così, sappiate che nella forma sonata in sé c'è una parte di esposizione dove innanzitutto, a parte che sentiamo il materiale per la prima volta, e normalmente c'è materiale, normalmente, ma non sempre, materiale contrastante, perché ci sono tanti casi, infatti avrò uno nel programma numero 3, anzi, dove non c'è una parte contrastante, però una cosa fondamentale, a luogo, molto più fondamentale che non il primo tema, il secondo tema, eccetera, eccetera, che stabiliamo una tonalità e poi andiamo via di quella tonalità, stabiliamo un'altra tonalità, normalmente una tonalità molto vicina, perché ha rapporti molto stretti dal linguaggio armonico con quella stabilita. E normalmente, e difatti quasi sempre, fino a un certo punto in Beethoven, tutto questo processo viene poi ripetuto, esattamente come prima. Questo rappresenta forse, non forse, sicuramente, un po' un segno dell'evoluzione della forma, perché la forma sonata è un'evoluzione di forme di danze o altre forme dove ci sono due parti, ognuno che si ripete. E difatti, in tutte le sonate di Haydn, e quasi tutte le sonate, penso che tutte le sonate di Mozart, a parte qualche sinfonia, sia la prima parte che la seconda parte viene ripetuta nella forma sonata. Non si fa oggigiorno così, noi oggi ripetiamo quasi sempre la prima parte e non la seconda. Il motivo per questo sarà molto chiaro fra qualche secondo, quando continuo la spiegazione
Dunque, abbiamo questa cosa che abbiamo poi ripetuto, di stabilire la naturalità e di andare via dalla naturalità. Poi cominciamo un viaggio verso il ritorno alla naturalità, che si chiama lo sviluppo, e dove normalmente questo viaggio viene portato attraverso metamorfosi, esplorazioni possibili del materiale, già presentato all'inizio. Però questo è meno importante, meno cruciale che il senso della ricerca della tonalità. E il primo punto cruciale, il primo climax, se si può dire, del grande dimanismo, è proprio quando capiamo che stiamo tornando. E qualche volta, come nella vita, è meno importante proprio il ritorno stesso che il senso che stiamo per tornare. Quello che noi chiamiamo qualche volta la ripartizione è più importante della ripresa stessa, della ricapitolazione stessa. Questo dipende un po' anche dal compositore. Beethoven è particolarmente forte, è bravo proprio nella ripresa, Mozart nelle ritransizioni, si può dire. Poi, dopo il ritorno alla tonalità, che spesso torna col materiale dall'inizio, ma non sempre, abbiamo il secondo punto climatico. Secondo punto di grande crisi, di grande importanza drammatica, perché mentre la prima volta siamo andati via dalla tonalità stabilita, questa volta dobbiamo rimanere. E come si rimane? Crea sempre un momento di tensione, e difatti è un punto dove i compositori classici hanno avuto qualche volta le loro idee più geniali. È sempre un punto di grande importanza. Vedremo stasera nella valsa in quanto può essere bella e importante questo momento. E poi si va avanti, spesso in una forma abbreviata, ma non sempre, con il materiale dell'inizio. E poi, spesso, innanzitutto nello sviluppo, nell'evoluzione della forma sonata, c'è quello che noi chiamiamo la coda, una parte conclusiva che dà un senso di completezza. E lì arrivo al motivo perché poco a poco la ripetizione della seconda parte viene eliminata. Perché se la coda veramente esiste per concludere, per finire, non si può ripeterla. Sarebbe assurdo, sarebbe contraddittorio, controproducente ripeterlo. E difatti vedremo una soluzione abbastanza importante, interessante, significativa nella sonata di Mozart di questo programma. Dunque, io, sì, è ora che vado avanti nel programma perché sennò non finisco mai. Vorrei solo aggiungere una parola parlando di forme sonate, per dare un'idea di come altre forme sono state un po' comprese nella concezione della forma contenuta sonata. Se prendiamo la forma di rondò, perché il rondò originalmente era una forma aperta. Una forma aperta nel senso che rondò consiste di un tema che si ripete, che torna, con elementi contrastanti. E praticamente potrebbe essere tipo AB, AC, AD, AE, AF, e così è una forma aperta. Perché praticamente si potrebbe eliminare C, F, H, non ci piacciono molto, così, o magari aggiungiamo qualcuno per avere un pezzo più lungo. Però i compositori di questa epoca hanno trasformato il rondò in una specie di sonata, nel senso che spesso dà una forma dove certi elementi si ripetono con rapporti di tonalità, che anche se il tema ritorna sempre nella stessa tonalità, il rapporto dell'altro materiale nella tonalità, quindi comincia sempre ad avere sempre più caratteristiche della sonata. Mentre l'unica forma importante, aperta, che continua a esistere e avere un'importanza nel periodo classico, è le variazioni. Le variazioni, non so se vi ricordate la discussione che ho fatto sulla, sì, ho fatto due volte discussioni sulla 111, sia quando feci il ciclo delle sonate di Beethoven, sia l'anno scorso nelle contaminazioni. La 110 nel finale troviamo un po' la soluzione ideale platonica quando le variazioni si trasformano in forma sonata, almeno nel mio parere. Ma le variazioni
rimane una forma, perché siccome le variazioni sono un po' infinite e sono certamente non hanno, anche nel caso più evoluto, il senso concettivo, il senso narrativo, la linea diretta di una forma contenuta, perché variazioni consiste del tema che poi subisce un numero di variazioni, e magari se ci sono 20 e non c'è tempo di suonare tutti i 20, allora si può suonare 10, e forse fa male perché perdiamo grande musica, ma non ha la stessa urgenza narrativa che ha certamente che hanno le forme suonate. Però anche le forme di variazione nelle mani dei compositori di questo periodo cominciano sempre ad avere, e le forme di variazione esistono, insomma, anzi Beethoven comincia a scrivere sempre di più. All'inizio avevano un'importanza molto, molto minore, Mozart per esempio non è una forma importante per Mozart, le variazioni, ma Beethoven comincia a scoprire modi o maniere di poter trasformare quello che poi finisce in un certo senso sublime nel finale della 111. Poi però anche perché, questo anche per giustizia alle variazioni, dovrei aggiungere, le variazioni hanno certi aspetti classici della trazione, cioè proprio la concezione di trasformare un tema in vari modi ha una trazione, il tema perde la sua immediatezza se viene trasformata, quindi ha una certa trazione. Ok, però variazioni discuteremo anche dopodomani, perché ci sono due variazioni nel programma, così che possiamo vedere quali sono gli elementi classici e quali sono di fatto gli elementi anticlassici nelle variazioni. Ok, andiamo al programma. Una cosa che mi ha molto colpito quando dopo avevo fatto questi programmi è che nel programma sublime nel senso che classico, che contiene queste astrazioni, questo idealismo dell'esperienza umana, contiene due sonate in tonalità minore, e questo è abbastanza paradossale, perché poi ho fatto un esame piuttosto accurato e ho scoperto che proprio nel periodo classico, innanzitutto Haydn e Mozart, è il momento di tutta la storia della musica tonale quando il percentuale di musica in tonalità minore è più bassa. Che per esempio Mozart ha scritto 23 concerti per pianoforte, di cui 2 sono in tonalità minore e 21 maggiore. Ha scritto 41 sinfonie e 2 sono in tonalità minore. Haydn i percentuali sono leggermente più alti, ma sempre rimane piuttosto basso. Beethoven un po' di più, però anche in Beethoven, mentre Bach non la metà, ma 40% è minore e 60% maggiore. E quindi l'idea, perché, insomma, ho scelto due sonate minori perché sono molto caratteristiche dell'epoca, ma perché il minore, la sonata minore, era talmente meno comune proprio in questo periodo classico? E credo che sia innanzitutto perché nel desiderio di una musica astratta, di una musica universale, il minore per loro aveva un contenuto emotivo proprio preciso, mentre nel maggiore le possibilità di espressione, le possibilità di cosa poteva esprimere la musica, e noi dobbiamo poi anche ricordarci che anche per loro anche le varie tonalità avevano ancora significati particolari, che Fa maggiore e bucolico e Sol maggiore, queste cose che per noi sembrano un po' strane, che loro avevano ancora, erano ripetute anche in tutti i libri di teoria di significato, ognuno aveva qualche differenza, però certe cose, e questo credo che ho già discusso un pochettino, spesso queste sono delle tradizioni che derivano da certi collegamenti strumentali, per esempio Re maggiore e brillante perché è la tonalità più brillante per gli archi, perché ci sono più note principali sulle corde aperte che hanno più risonanza, e anche perché è una tonalità molto comune per le trombe e per i timpani, quindi la presenza di trombe e timpani ovviamente dà un carattere più brillante o marziale,
mentre fa maggiore bucolico perché i corni di caccia erano in fa e quindi la caccia, la campagna, eccetera, insomma, va tutto insieme. E così via, cioè, ogni coralità, anche quelle più rare, aveva certi collegamenti emotivi o simbolici tra i compositori di quest'epoca. Ma quelle minori avevano significati più precisi ancora, in genere più precisi, perché minore, innanzitutto, sotto l'influenza di Schumann, significava conflitto, significava dolore, angoscia, tensione, quindi una gamma emotiva molto più ristretta, molto più concreta, infatti meno astratta. E in parte si può anche vedere subito perché. Se prendiamo maggiore, gli accordi di maggiore, anche se in alcuni non c'è tensione, in alcuni c'è molto più tensione, c'è la gamma di tensione, le possibilità di tensione sono limitate, a meno che io non cominci, o il compositore non cominci, a inserire note da fuori, cioè che non sono nella scala stessa. Invece, se faccio Do minore anziché Do maggiore, ho già, per esempio, nelle note della scala, questo accordo importantissimo per il linguaggio musicale, che si chiama settimo diminuito, per voi che volete sapere, però che sentite che è un accordo di grande tensione e che è anche ha certe caratteristiche molto importanti per il discorso musicale, perché è un accordo che può andare in molte direzioni diverse. Anche questo magari vale la pena, ora che do illustrazioni anche a Monica, di parlare di un principio importante nel linguaggio armonico tonale, quella dell'urgenza e del senso inevitabile di movimento. Se io suono, noi tutti più o meno sappiamo che il prossimo accordo sarà, ma se suono prima di questo, se suono una serie, ci sentiamo ancora di più che deve andare lì. Qui da solo magari vado, non è del tutto soddisfacente, ma può funzionare. Ma se faccio tutto la serie di preparazioni, o anche più che metto, è più dissonante, anche più accordi da fuori che metto prima, più urgente diventa la risoluzione. E questa urgente risoluzione è un fondamento del linguaggio armonico, è un elemento importantissimo, cruciale, nelle forme tonate. Si dice, per esempio, che il padre di Mozart, per farlo svegliare la mattina, faceva proprio una serie. E il povero Mozart, col suo orecchio musicale, non poteva stare a letto, doveva alzarsi sull'ultimo accordo. Però ci sono altri accordi che hanno grande urgenza, cioè grande tensione, perché la tensione deriva direttamente dalla quantità di dissonanza, di tensione armonica, come questo, dove non siamo così sicuri dove dovrebbe andare. Per esempio, questo può andare o poi ci sono altri, però per far vedere che può andare dentro o fuori, un po' se li spiego. E quindi le possibilità di questi accordi, accordi che sono più comuni anche in tonalità minore, dà una flessibilità armonica superiore in tonalità minore. E difatti in Haydn e Mozart spesso troviamo i passaggi più audaci, più più grande potenza emotiva proprio in passaggi in tonalità minore o in composizione in tonalità minore, però è anche in un certo senso emotivamente più limitato, perché c'è quasi sempre la presenza di questa tensione e quindi forse questo spiega perché i compositori proprio di questa epoca come Mozart hanno evitato per la maggior parte le tonalità minore. Dovrei poi aggiungere che quando hanno scritto
in tonalità minore, hanno scritto spesso i loro capolavori. Un numero forse percentuale molto più alto dei capolavori sono anche nel minore. Un elemento interessante, particolare che troveremo, che vale la pena anche essere detto secondo me, è che le tradizioni, non diciamo le regole, delle forme tonate in minore sono un po' diverse di quelle in tonalità maggiore. Perché mentre per Do maggiore la tonalità più vicina è quella più immediata è Do maggiore, e quindi per stabilire Do maggiore si stabilice Sol maggiore, si va, insomma, c'è tutta una serie di rapporti particolari. C'è anche la possibilità del maggiore relativo, si chiama, che hanno un rapporto molto particolare perché hanno esattamente le stesse note, insomma, sono in rapporto molto molto stretti tra il minore e il maggiore relativo. Si dice così, relativo, o c'è un altro termine di relativo? Terminologia musicale italiana purtroppo non è il mio forte. Musicologia non è il mio forte. E anche per altri motivi, ma un elemento particolare vorrei sottolineare, e trovo anche molto interessante, che probabilmente sapete tutti, che nella forma sonata normalmente il secondo tema, la prima volta che si sente, è nel dominante e poi torna nel tonico, ovviamente deve essere nel tonico. E mentre il minore torna, che la prima volta è nel maggiore relativo, è quasi sempre nel maggiore, praticamente sempre, e torna a rigore sempre nel maggiore, però questa volta nel maggiore, cioè siccome Do minore, di Do minore e maggiore relativa è Mi bemolle, però di Do minore così normalmente sarebbe tonato in Do maggiore. E questo crea una situazione dove anche se la composizione è in minore, buona parte del contenuto è in maggiore, anche qualche volta molto più in maggiore, perché spesso il secondo gruppo, perché ci sono le tradizioni, poi core, eccetera, eccetera, sono più lunghi del primo tema. Quindi praticamente solo il primo tema è minore, e questo capita spesso anche in Beethoven, dipende un po' dalla composizione, però persino in una composizione come la Passionata o la Quinta Sinfonia, che non ha proprio il secondo tema, ma che sì, dipende dal... Sì, esatto. Però rimane nel maggiore. Per esempio, se prendiamo la Quinta Sinfonia, il secondo tema, che non è tema, è... maggiore, e quando torna è sempre maggiore. E così la passi, così normalmente si fa. Non sempre, ma Beethoven lo fa anche nella nona sinfonia, lo fa sempre. Sono sicuro che cercando potremo trovare un'eccezione, ma lo fa sempre. Mozart non lo fa mai. Mozart scrive pochissime composizioni minore, ma quando lui scrive minore, e significa che quel secondo tema, che è stato il maggiore la prima volta, torna minore, che fa che tutta la ricapitolazione sia in tonalità minore, che dà un colore molto minore, molto forte, quindi l'aspetto, diciamo, tragico o conflittuale o teso delle composizioni minori di Mozart sono molto marcate. Molto più marcate, stranamente, che non di Beethoven, che troviamo normalmente un compositore più tragico. Sì, per altri elementi, ma questo elemento che è molto cruciale è un elemento molto interessante, diciamo. Haydn è un po' tra i due estremi. In questa sonata Haydn fa come Mozart, ma normalmente Haydn fa come Beethoven, diciamo. Ok, ora siamo... Forse gli occhiali... Non riesco a vedere se non metto. Non riesco a suonare con gli occhiali, non riesco a vedere senza. I problemi della vecchiaia. Quindi, questa sonata di Haydn è, come vedete tutti, dal 1771. Quindi siamo in pienissimo Sturmundrang. E contiene tutti gli elementi di Sturmundrang e fa anche per capire come Sturmundrang inserisce e con gli elementi classici. Suono.
sistema è quasi simmetrico, quattro battute, però contiene tanti elementi che non arrivano sempre allo stesso punto, quindi evita una simmetria troppo ostentata, troppo forte. E poi già contiene anche tanti elementi di tensione che sentiamo, per esempio, già è già molto dissonante, cioè ci sono questi elementi di dissonanza sempre presenti. C'è anche una presenza, e ci sarà in tutta la sonata, un elemento non molto classico, o meglio che fa vedere che questa è sempre primo Haydn e che questi elementi del classicismo non sono del tutto entrati nella sua parte compositiva. E quello, la presenza molto frequente di ornamentazione, perché uno degli elementi tipici del classicismo di questo periodo è di eliminare, non, se non tutti, moltissimi delle ornamentazioni, delle decorazioni, perché deve essere essenziale, diretto, tutto così. Poi, sono ancora. Ripete. Va avanti. Quindi è un po' la frase, il primo tema perfetto per il classicismo, perché in due parti è la seconda non ripete completamente la prima, ma trova una chiusura per la prima. La prima finisce in un dominante non espresso, ma un po' implicito, e questo invece finisce con tonico, per esempio. Invece andiamo e poi dovrei cambiare a un certo punto, tu seguimi poi cambi dove quando arrivo. Se faccio l'ultima battuta della penultima riga, qui abbiamo un passaggio perfettamente strumentale. Il discorso musicale viene interrotto, come questo è la fine della parte precedente, come se fosse bloccato, proprio che si ripete un falsi e poi si ferma, c'è questo adagio, questa cadenza non esplicita, però io aggiungo una cadenza la seconda volta. Cadenze sono elementi anticlassiche, a dire la verità. È un passaggio molto però tipico da Schumann, nel senso che interrompe, che ha questi cambi drastici proprio di carattere, di contenuto, di tutto. Però quello che è anche molto classico è come lui riesce a nell'evoluzione del tempo, di questi inserti, questi passaggi che interrompono, diventano una parte integrale del discorso musicale, che ad un certo punto sì sono sorprendenti, sì sono sorprese, sì sono in contrasto drastico con quello che è stato prima e che quello che viene fuori, anche qui quello che viene fuori è il anche qui, però, quando si riflette così, anche questo è un elemento un po', se vogliamo, un po' strumentale. Questo esitare di andare avanti, questo non si sa quante volte si ripeterà, questo senso di sorpresa è molto tipico di strumentale. Sì, andiamo avanti. E qui siamo nello sviluppo. E qui, questo è molto tipico, siccome ha finito la prima parte in mi bemolle, cioè
poi nel maggiore relativo, comincia, ma subito... comincia a modulare, a cambiare tonalità. Infatti, normalmente i passaggi, gli sviluppi contengono moltissime modulazioni, proprio per creare questo senso della ricerca. Siamo fuori e dobbiamo ritornare. E come più difficile che è il ritorno, più complicato, più tortuoso, più pieno di sorprese, di arrivi anticipati, poi sbagliati, più dinamico diventa, più importante, più drammatico. E quindi questa parte è proprio piena. Un altro elemento, lui aveva già avuto nella pagina precedente, che avrei dovuto menzionare che l'ho fatto, questa idea che qui ripete. A proposito, queste cinque note in discesa è molto accelerato un'idea dal tema principale. Questo è un elemento importantissimo in Haydn, in classicismo, però non particolare al classicismo, c'è anche in barocco, quel desiderio di ridurre gli elementi al possibile, cioè di avere pochissimi elementi musicali che poi si ripetono, si manifestano in moltissime forme durante la composizione per creare un'unità. Però fa parte, anche se c'è anche questo nella musica barocca, per il classico è importantissimo proprio per creare questo senso di discorso continuo e di forma contenuta perché contiene pochi elementi che poi si ripetono in molte forme diverse. Anche crea un certo di dinamismo, perché come queste cose si rivelano, noi capiamo meglio. Questo, allora diventa un viaggio di scoperta proprio dei valori stessi del materiale. Questo crescendo, questo ripetere e il crescendo, è un elemento molto importante e tipico del primo classicismo musicale, viene dalla scuola di Mannheim, se dobbiamo dire, ma o si dice, è perché crea un crescendo, qualche volta esplicito, qualche volta solo implicito, però è in questo crescendo, questo movimento a lunga distanza, dà un senso di discorso musicale. Cioè è un elemento che in sé non ci dovrebbe essere in musica precedente, nei stili precedenti, perché dà un senso che noi andiamo da questo punto C a questo punto D attraverso un movimento diretto di crescita, o diminuendo eventualmente, ma più spesso crescendo in questo periodo. Quindi dà un senso forte di narrativo e di linea narrativa. Andiamo avanti. Qui siamo nel mezzo ancora di una ripetizione di queste idee, di queste piccole discese rapide. E forse nel momento più bello del primo tempo, Haydn scopre esattamente, questo anticipa molto quello che Beethoven sarà la sua grande specialità anche nell'ultimo periodo, che nel materiale ci sono aspetti inaspettati e che sono particolarmente belli. E lui prova da questo... Questo aspetto melodico, espressivo, che non avremmo potuto sospettare prima. Come se dice, ah che bello, non lo sapevo. Questo è un elemento anche di discorso musicale, di forma, ma un elemento dove troviamo... Più che conosciamo Haydn, più che vediamo quanto sia stato fondamentale la sua influenza su Beethoven. Forse più che su Mozart. Siamo ancora. E sì, qui il passaggio verso il ritorno alla tonalità originale, qui è abbastanza tipica. Siamo tornati, cioè non è un momento molto drammatico, ma se andiamo avanti invece, andiamo
all'ultima battuta della seconda riga. Quindi siamo al punto dove eravamo all'inizio, quando ripete la frase di quattro battute del tema. Questa volta, anziché andare a un ottavo più basso, come la prima volta, fa con la melodia nella mano sinistra, cioè rovescia le mani. Ma arriva a una situazione di grande dissonanza, perché continua, non cambia la frase. Però è una cosa molto dissonante. Silenzio, ecco, pianissimo di Haydn questo. E poi andiamo avanti. Cosa è successo qui? Qui è il punto dove non siamo andati via, dove siamo rimasti. Questa è la sua soluzione di questo punto cruciale della forma sonata. Come rimaniamo nella tonalità? È un modo molto tipico, molto creativo, originale, di rimanere in do minore. Fa tutto un giro per rimanere e fa poi questo effetto drammatico del crescendo su questi accordi settimi diminuiti, insomma, quelli più dissonanti, più tesi per il linguaggio armonico dell'epoca, poi questo silenzio, poi questa risoluzione, anche quella è una risoluzione molto tesa, molto emotiva anche per questa. Il 700 è un po' la risoluzione più intensa possibile, per tornare alla tonalità originale. Questo primo tempo ha un piccolo, non ho la pagina prima, ha una piccola coda, però è una situazione dove ancora è molto logico ripetere tutte e due parti del primo tempo, quindi lo farò. Andiamo al secondo tempo. Come quasi sempre in caso, se il primo tempo è veloce, questa volta non è proprio veloce, spero che sia moderato, ma piuttosto veloce, il secondo tempo è in questo caso piuttosto lento, andate con noi. Ha due parti che è molto molto bella, è semplice, nella semplicità è molto classica, nell'alimentazione meno, e anche è un tema molto, molto complicato, ci sono tanti elementi che un po' sorprendente anzi per un tempo lento di questo periodo. Andiamo avanti. E anche qui, anche se questo tempo è nel maggiore, è sempre una sonata in tonalità minore, quindi contiene intensità armoniche che probabilmente non potremmo aspettarci di trovare in una sonata in tonalità maggiore di Haydn. Se vediamo, ci siamo? Facciamo la seconda battuta della terza riga. Ha stabilito benissimo sempre il dominante, re bemolle, il dominante di la bemolle, quindi noi siamo ora nel passaggio di ritransizione per tornare alla tonalità. Questo secondo tempo è anche in forma sonata, non è molto comune che il secondo tempo sia proprio in forma sonata, e questa sonata tutti e tre i tempi sono in forma sonata, cioè che dà alla sonata anche un senso di drammaticità, di rigore anche, che forse non avrebbe altrimenti. E poi, allora, se vado avanti da... Sempre in re bemolle.
siamo tornati, siamo, questo è un bellissimo passaggio, e vale la pena anche notare che siamo tornati non proprio con il tema, con un variante del tema che abbiamo già sentito a proposito, ma l'importante qui è di distinguere il ritorno, non è perché c'è il tema, ma perché c'è la tonalità. E Haydn ce lo fa capire da questo passaggio meraviglioso di tensione che poi si risolve. Quindi ci fa capire, senza che ci sia proprio il ritorno in senso stretto, chiaro della parola. Cioè, il ritorno ci fa capire quasi con valori emotivi, anziché con valori melodici. Ancora per loro la tonalità è più importante della melodia, è più importante del materiale. Okay. Andiamo avanti, al finale. In un certo senso è un tema perfetto per sia epoca classica che per strumentale, perché è simmetrico, è chiaro, è equilibrato, è astratto, se vogliamo, contiene molti elementi da sviluppare, perché anche questo forma sonata, abbiamo capito subito dalla parola finale che hanno messo, forse non Haydn, perché parentesi, ma credo di sì, contiene poi tutti questi elementi di dissonanza, di tensione armoniche tipiche della tonalità minore. Ecco. Si sente che è teso, è intenso. Sarebbe il parallelo maggiore che è completamente senza tensione. Si sente, e ci fa capire un po' la potenza della tonalità minore. Andiamo avanti. Ah, sì, anche qui, questa è una forma sonata molto interessante. Normalmente nella forma sonata o la ripresa, la ricapitolazione, è più o meno identica all'esposizione, o forse più comune, per motivi anche drammatici, è più breve. Più breve perché l'abbiamo già sentito, abbiamo già fatto con il ritorno alla tonalità originale e poi alla risoluzione di come rimanere nella tonalità originale, abbiamo risolto i problemi principali della sonata. Allora, arriviamo alla fine, cioè che allora spesso la ricapitolazione viene abbreviata, perché il materiale drammatico è già stato fatto, come noi, e così andiamo avanti. Qui invece la ripresa è molto più lunga dell'esposizione, lui inserisce un episodio che crea una situazione dove sentiamo quasi una doppia ripresa, che darebbe un senso un po' di rondò, che ha multiple riprese. Quindi questo anche è significativo nel senso che queste idee così chiare, così schematiche delle forme è venuto dopo, è una cosa nostra, non una cosa per loro. Che loro non hanno concepito le forme in questi termini così statiche, ma ancora come cose molto dinamiche. Anche nella ripresa stessa, comincerò un paio di battute prima dell'inizio della pagina, semplicemente per fare la ritransizione alla ripresa. La ripresa comincia con le varie della terza battuta di questa pagina. Qui. Qui lui ha eliminato un po' di materiale, ha sentito che è diventato, è stato elaborato, però è abbastanza chiaro, e va avanti, ma poi qui inserisce tutto un passaggio nuovo. Quindi è un po' misto tra la tipica ricapitolazione abbreviata, però con questi inserti che poi alla fine prolungano moltissimo. Andiamo poi all'ultimo.
Sì, e poi in questo prolungare trova ancora una situazione di grande tensione e di grande tensione proprio armonica. E così serve quasi come un secondo sviluppo. Questo inserto serve quasi, lo viviamo come un secondo sviluppo. Comincio proprio a capopagina. Qui. E questo lo sentiamo come se fosse la ripresa. Abbiamo già avuto la ripresa. È un po' una seconda ripresa. Quindi, ma tutto questo anche è molto tipico delle forme suonate nel periodo di Schumann, perché c'è questo senso di sorpresa, di invenzione, di tensione, del inaspettato. Ok, benissimo. Andiamo poi ora al Mozart. Questa fantasia è suonata in do minore. Non siamo sicuri che Mozart abbia concepito la fantasia necessariamente come una specie di prologo alla sonata. Però sappiamo che se lui stesso non l'ha suonato, che l'ha fatto suonare a una sua allieva. Ho tutta l'informazione su questa allieva qui. A meno che non sia caduta, no, qui. Si chiamava Teresa von Kratzfier, o Kratzner, ovviamente non riesco a leggere la mia fotografia, che è una studentessa sua. Devo dire che le sonate di Haydn non era pianista, scriveva sonate per vari mecenati o per vari studenti, non aveva, non studenti di pianoforte, ma Mozart ne aveva, e le sonate di Mozart che sappiamo erano sempre suonate dai suoi allievi, innanzitutto dalle sue allieve. Un particolare, questo magari anticipo un pochettino, Mozart, dalla sua corrispondenza innanzitutto con sua sorella, Nemelo, con cui lui aveva suonato quattro mani, poi aveva fatto tante cose insieme, lui parla spesso in termini un po' osé delle sue allieve. E già prima di questa composizione è del 84-85, 1784-85, proprio il periodo che lui comincia a comporre le nozze di Figaro. Quindi siamo proprio nel cuore della produzione più fertile, più dinamica e più drammatica di Mozart, più proprio che veramente sta scoprendo le possibilità drammatiche proprio dell'opera. E vedremo, per esempio, sia nella fantasia che nell'adagio della sonata, moltissime situazioni che sembrano proprio prese dall'opera lirica, dall'opera, anche sia con la vocalità della scrittura pianistica che con le situazioni, la tipologia musicale proprio da opera lirica. Mozart poi, anche nei suoi concerti di questo periodo, mette un carattere molto drammatico da opera lirica. Mozart aveva avuto per molti anni Sophie Plano, una allieva molto, molto carina, abbiamo ritratti suoi, molto carina e molto, come dico, molto ben dotata di fronte. Aveva notevoli talenti di cui Mozart parla spesso nelle lettere. E Mozart ha un senso di umorismo molto particolare, che proprio per questa allieva, e poi per anche questa Teresa von Kratzner, che anche lei ha non tanto, ma abbastanza dotata in questo genere, gli piaceva scrivere passaggi per le mani crociate. E poi dice alla sorella che lui finiva piacere con le risate a vedere la povera Sophie che cercava disperatamente di suonare questo passaggio e non ci arrivava, perché io ho un po' lo stesso problema, però con un problema un po' più basso, insomma, i miei talenti sono. E in questa sonata troveremo il passaggio più drastico di tutti, che credo che in tratti può suonare il vestito, neanche uno certo riesce, a meno che non sia un vestito molto molto largo, vedrete,
che di fatti è talmente esastico che Mozart ha poi scritto una versione, diciamo, attenuate della possibilità, perché per la Sophie Plana sarebbe stato assolutamente impossibile. Poverina, non ce la, non, no. Sì. No, ma forse non è pianista sufficientemente anche. Perché Mozart parla benissimo di questi due come pianisti, devo dire. Mozart era molto, molto positiva il giudizio come pianisti. Anche probabilmente per altre cose ancora. C'è quella lettera famosa di Mozart in cui, sempre una lettera a Nannerl, sua sorella, che dice che aveva cenato quella sera da un certo ministro che era uno specialista di costruzione di organi e che lui stava annoiando tutti quanti con i dettagli delle varie tecniche delle costruzioni di tubi e di organi, no? E lui dice che allo stesso tempo lui dava lezioni particolari alle tecniche, non vado nei particolari, alla sua figlia sotto tavolo. Molto, insomma, incantevole ma un po' audace qualche volta. Bene, arriviamo a questa fantasia che, come dico, è un'introduzione perfetta per la sonata, ma non necessariamente deve essere suonata attaccata alla sonata, come si può fare oggi. In breve direi questo, che la sonata incisiva diretta discorso immediato, la fantasia molto indiretta, molto discorsiva, è innanzitutto piena di modulazione. C'è un testo che è in continua modulazione e che fa un giro incredibile per tornare al do minore dell'inizio. È un forma libera, questo sicuramente non è in forma contenuta, però crea una situazione solo con la tonalità. Per esempio, ho detto prima che con le forme aperte si poteva tagliare. Ma qui non si poteva tagliare non per motivi melodici o drammatici, ma per problemi di tonalità, perché Mozart è talmente inventivo, talmente originale nelle soluzioni di fare questa scala complicatissima di partire da do minore attraverso re maggiore, si maggiore, le tonalità più lontane, per poi tornare a do minore, alla fine, che se qualcuno dovesse tagliare una parte, dovrebbe essere veramente un grande compositore lui stesso per trovare una soluzione, per trovare al do minore, perché lui evita tutte le possibilità di un ritorno durante tutta la composizione, perché fa un po' una specie di gioco, se vogliamo, un gioco tipo giochi di parole o enigmatico, che come tornare a do minore senza mai dare un senso di anticipo. Non possiamo mai anticipare il ritorno finché non c'è il momento quando ritorniamo. E fa un po' tutte le tonalità. Molto drammatico, questi silenzi, ha già fatto due modulazioni. E continua, cioè la linea è continua nel modo classico, perché continua con lo stesso materiale e con un senso inevitabile, però non è per niente inevitabile, perché sarebbe molto difficile indovinare quale sarà la prossima armonia. Andiamo avanti? Sì, qui per esempio, qui uno potrebbe forse fare un taglio, però bisognerebbe eliminare quasi tutto il testo. Potrei cominciare ovunque, ma seconda riga. Qui è veramente lontano, il Si maggiore da Do minore è veramente lontano.
ma qui potremmo anticipare la fine e arriviamo alla fine. Devo dire, non ci avevo mai pensato, ma l'abbiamo... Avrebbe potuto, insomma. Sarebbe una forma molto abbreviata della fantasia. O brutale, ma insomma, potrebbe funzionare. Invece fa... Va molto lontano, insomma, va. Andiamo avanti. Sì, la prossima parte è... Re maggiore. E dimostra, secondo me, perché Mozart è il compositore classico per eccellenza, in un certo senso più di Beethoven, perché a questo senso parlavamo delle caratteristiche e dicevo il senso di simmetria e di equilibrio. Ovviamente simmetria quando esagerato, quando troppo marcato diventa anche sterile, e di fatti, cosa che volevo dire prima che ora mi è venuto in mente, che persino per esempio nell'architettura greca, la Partenone famosissima, che sembra così simmetrica e non lo è, nessuna colonna è simmetrica e la costruzione stessa e in forma di trapezoide, cioè tutto fatto per dare un'armonia che non è, perché crea giusto questo poco di tensione dinamica che crea un senso di armonia molto più soddisfacente che non le forme simmetriche perfette, e questo capisce molto perfettamente. E, però trova questo equilibrio tra, dopo un passaggio, e dopo in tutto questo pezzo, passaggi di modulazioni, di tormento, di cambi continui, di grande tensione armonica e musica e drammatica, a questi passaggi tranquilli ma di armonie molto sostenute, dove non ci sono modulazioni, dove la situazione tonale è chiarissima, cioè quindi in contrasto, perché lui capisce che l'effetto delle modulazioni, l'effetto del cambio continuo è molto più grande se ha sempre in confronto passaggi stabili, di grande stabilità. E questo è un po' molto il genio di Mozart, in un certo senso, di trovare questo equilibrio anche nei passaggi più tesi, più violenti, di espressioni più violente, come proprio questa fantasia. Questo senso di equilibrio, in senso classico, volevo dire, ma proprio questo è un po' il classicismo. Andiamo avanti alla sonata. Se c'è un altro della fantasia, è vero? No. Non ho preso? Sì, ho preso uno. Siamo molto avanti nella fantasia. E questo per far vedere come finalmente ci fa suonare questo famoso do minore. Sì, così si potrebbe andare avanti ad infinitum, ma non... Poi però è arrivato, e così ferma e ripete, cioè, mentre durante tutto il pezzo è sempre stato cambio di tonalità, qui dal momento che arriva al dominante di do minore, perché è dominante che dà il senso della tonalità, e ci sta. E sappiamo che sarà. Che non è un ritorno in forma classica, insomma, questo non è una forma classica, però ha questo senso dell'avventura e del ritorno comunque, e ha qualcosa in comune con una forma sonata. Andiamo poi.
E dopo tutte queste avventure di modulazione, di cambi, qui ha, forse più ancora che nel ritorno stesso a questa risoluzione, se comincio in capopagina. Il famoso settimo diminuito e qui la risoluzione. E quello è più chiaro timore, insomma, quello è che dopo una situazione che ha creato questa, dicevo all'inizio che più che c'è preparazione per la risoluzione, più urgente e più soddisfacente. Più urgente la risoluzione diventa e più soddisfazione sentiamo nel risolvere, insomma, nella risoluzione. E questo, tutta questa fantasia, in questo senso, e questa preparazione per questo momento, che ha questo, e poi questa drammaticità così classica, così semplice, così essenziale. E al tempo stesso così potente. Andiamo alla sonata. E in un certo senso perfetto, è molto classico, molto inevitabile nel discorso musicale, però contiene questa tensione, questa drammaticità così tipico delle tonalità minore. Andiamo. Cos'è il prossimo? Diciamo. Andiamo avanti. E il secondo tema è il maggiore questa volta. Questo, anche se comincia il problema delle mani che si incrociano, crea anche una situazione molto cara a Mozart in questo periodo, perché dà un senso di dialogo. C'è come il tenore, il baritono, per questo ripetere i temi in due registrazioni. È un elemento molto, molto mozartiano. E ricordiamo anche tanti altri pezzi, ma anche nell'adagio di questo. Andiamo avanti. Qui lo sviluppo è molto molto ridotto, è molto molto breve, infatti sono solo queste sei righe, tutto lo sviluppo. E questo secondo me anche riflette, se Mozart aveva veramente la concezione della sonata introdotta con la fantasia che contiene tante modulazioni e tanta ricerca di tonalità, tanto senso di lotta per suonare a casa, non sarebbe logico avere ancora una situazione analoga della sonata, l'ha già fatto. E quindi lui riduce moltissimo, è molto più essenziale lo sviluppo del solito. Quindi è molto, praticamente, se comincio la stessa riga. Quindi è molto molto essenziale, infatti non è mai molto lontano, rimane molto vicino, perché è andato così fuori nella fantasia. Andiamo avanti. Ah, qui abbiamo questa idea molto originale, non del tutto unica, ma abbastanza originale. Lui vuole avere l'effetto drammatico, l'effetto narrativo della coda, di qualcosa per concludere questo tempo così urgente, così drammatico, però ancora nell'ambito della concezione della forma tradizionale dove sia la prima che la seconda parte vengono ripetute. Allora, come fare? Si fa così, si fa ripetere la seconda parte, cioè sviluppo la ricapitolazione prima della coda, e la coda diventa un aggiunto finale, solo dopo la ripetizione
la seconda volta. Quindi abbiamo, se comincio, quarta riga. Si può andare indietro allo sviluppo o si può andare alla coda. Parte molto molto drammatico, mostrate, è bravissimo questi finali. Fa una cosa molto caratteristica, è che insomma ci fa vedere quanto gli effetti potenti possono essere semplici. E tutto questo primo tempo mostra rimane in una struttura di quattro battute. Quattro battute, essendo quattro, poi quattro diviso due e due, molto simmetrico, molto una. E solo dopo questo intervento finale, questa coda, va, sono tre battuti, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Quindi tutto, dopo tutto un tempo, sempre diviso in diciamo, le divisioni atomiche sono in quattro, alla fine questa urgenza lo diminuisce a tre. E che crea questa urgenza fantastica e drammatica del finale. Il secondo tempo, questo adagio, è uno degli adagi di Mozart più vicino all'opera lirica. Sia nella pittura pianistica, molto, molto vocale, anche nel senso di contrasti tra elementi, diciamo, aulici, formali, e elementi molto più fluidi, più espressivi anche. Abbastanza formale come, insomma, come una presentazione, invece se andiamo poi alla prossima pagina, comincia anche qui sempre molto, molto misurato, ma si apre come il grande soprano che... Così Mozart crea anche qui questo equilibrio perfetto tra elementi stabili, formali e queste grandi espansioni liriche, che poi farà anche di più nell'episodio seguente, che invece non ho fotocopiato perché mi rendevo conto che sarebbe stato troppo lungo. Andiamo avanti al finale. E qui nel finale abbiamo il passaggio che non potrò suonare con questa giacca. Ma questo finale vediamo un po' come gli elementi di Sturmundrang, perché questo finale ha molti elementi di Sturmundrang, sono in Mozart, poi in Mozart maturo, Mozart di 785, trasformato da quelli di Haydn. Innanzitutto perché mentre ancora in Haydn, ancora più in Faust Emanuel Bach, che è un po' l'esponente principale di Sturmundrang musicale, l'elemento di sorpresa, cioè c'è la tensione, la musica si ferma e non sappiamo dove andare. Qui, in questo tempo, la musica si ferma tantissime volte, forse un numero unico di volte, però ogni volta, anche se siamo sospesi in questo
questa attenzione sappiamo dove va, cioè c'è più questa sintesi classica, questo senso del tutto, che non nel fumo tipico dove l'elemento di sorpresa assoluta di dove andiamo è ancora più forte. Sapevamo che doveva fare così. E anche quando dopo non va così fatto, sembra anche altrettanto logico. C'è sempre questo senso di logico interno in Mozart. Andiamo avanti. Qui abbiamo il passaggio possibile. Non voglio farvi ridere come faceva Mozart far ridere. Mozart rideva per l'allievo. Se cerco di suonare questo con la giacca invece, io non ho problemi, potete anche ridere. Vedrete che non è possibile. E sarebbe possibile, se vedete, in fondo della pagina c'è la versione che suonerò, che è quella originale. Invece se suonassi, che dovrei mettere gli occhiali, quello stampato, che è quello che Mozart ha cambiato, modificata, per semplificare il problema delle mani incrociate, quello magari potrei fare. Sì, non è un problema, questo posso benissimo fare. Il problema è che io preferisco, ormai quasi tutti noi preferiamo, la versione originale che sarebbe... Dove sto? È un po' non doveva essere facile per lei neanche, insomma, è anche molto drammatico, c'è un certo ce la farà o no, insomma, o magari finisce per distruggere la giacca, anche in una composizione drammatica ci sono anche gli elementi forse extra musicali, perché no. Andiamo avanti. E poi un altro elemento molto stromontoan, ma anche da forse più ancora di opera, troviamo nell'ultimo ritorno del tema che troviamo qui. Qui tutto normale. E qui una sequenza di passaggi dove scrive a piacere con le fermate, che intende che su ognuno ci sarà una potenza, che non anticipo così che sarà una sorpresa domani, ma veramente la cosa si ferma del tutto, cioè c'è questa sonata che è andata avanti dopo la fantasia, ora riprende un pochettino questo senso della fantasia, di grande drammaticità, faccio un po'... diciamo, si potrebbe fare molto di più, forse farò, ma a ognuno di queste corone c'è questa, che la musica si ferma e poi mi piace moltissimo come risolve questa riga a tempo e poi va avanti, questo è molto essenziale. Poi c'è l'ultimo, sì. E poi ritrova l'idea delle mani incrociate per la fine. Diventa un elemento molto drammatico per una sonata anche molto molto drammatica. Ok, un momento solo che bevo un po' di acqua così di poter parlare e andiamo alla Waldstein. Dio mio, sapevo che sarebbe stata molto lunga, chiedo scusa. La Waldstein, siccome l'abbiamo già discussa
ormai 6 anni fa, se vi ricordate, non dovrò dire troppe cose. La Waldstein, secondo me, è il trionfo assoluto dell'astrazione musicale. Perché senza gli elementi tragici, patetici della passionata o personali della Risadieu o trascendentali delle ultime sonate, ma semplicemente utilizzando gli elementi della forma una concezione nuova della forma sonata e innanzitutto delle possibilità di tensione delle possibilità dinamiche proprio nel gioco della tonalità, dei rapporti tra le tonalità. In questa grande astrazione Beethoven riesce a creare una composizione di potenza enorme e di come una grande lezione quasi alla qual è la possibilità. E per me per questo la Waldstein, che fu composto esattamente insieme con l'Eroica, nel periodo che Beethoven ha deciso di non suicidarsi, però di, come dice lui, di prendere il destino dalla gola e di vincere, insomma. Che questo, la Waldstein per me, è veramente degno di essere considerato come un compagno forse un po' minore, per esempio un compagno all'Eroica, proprio per questa potenza astratta enorme. E proprio questa idea della tonalità come il fondamento musicale per il suo linguaggio e come il dinamismo dei conflitti tra le tonalità e della scoperta, proprio il senso della tonalità nella forma sonata può essere potente e forte. Questa sonata è... A parte che comincia con questo clima di urgenza, di non so, mistero quasi, A fa un commento importantissimo e ironico sulla natura della tonalità, che mentre lui ripete tante volte l'accordo tonico di Do maggiore non stabilisce minimamente la tonalità di Do maggiore, anzi va subito via. E va via ancora e continua ad andare via. Anche qui c'è una chiusura indominante, però riprende e va via di nuovo. Quindi Beethoven ci fa capire che prima non fa quello che deve fare. L'inizio di una forma sonata deve stabilire la tonalità. Lui fa come per stabilire la tonalità, ma non lo fa. E ci fa vedere che non è nel ripetere l'accordo tonico che si crea il senso della tonalità. Anzi, non funziona. Io dovrò guardare perché non ho le pagine. Andiamo avanti. E poi qui, il passaggio che segue è ancora della ricerca della tonalità. E arriva per la prima volta nella sonata a un senso tonale forte. Quello che sarebbe il secondo tema. L'unico problema è che ovviamente è nella tonalità sbagliata, che non è né in Do maggiore originale né in Do maggiore, è in Mi maggiore, cioè al un terzo più alto. E stabilisce piuttosto bene questa nuova tonalità. Vale la pena ripetere che anche qui gli elementi sono molto piccoli e ripetuti in modo di già questo. E l'idea è questo ora in forma melodica. Quindi andiamo avanti. Però me.
avanti e continua. E qui veramente questo Mi maggiore prende un'importante nota. Proprio eroico, grande, trionfante, sbagliato. Insomma, che non, cioè, siamo arrivati a una finalità molto forte, ma non abbiamo mai stabilito quello primario. Andiamo avanti. Sì, infatti arriviamo a questo. È veramente una, sembra veramente una conclusione eroica. Poi comincia invece a fare un piccolo trucco, perché da Mi maggiore è anche il dominante di La minore, e La minore ha un rapporto con Do maggiore, perché Beethoven qui ha un problema, perché siccome la prima parte deve ripetersi, deve trovare un modo per tornare in Do maggiore. Aggiungo che nella prossima sonata, cioè nella Passionata, lui per la prima volta, credo nella storia, abbandona l'idea di ripetere l'esposizione. Credo che la Passionata sia il primo caso in assoluto l'eroica, per l'eroica l'aveva messo, poi l'aveva tolto, poi l'aveva rimesso, va verso una concezione un po' diversa. Ma qui ancora vuol poter tornare, quindi da Mi maggiore, e da qui, quindi fa... Praticamente ci ha dato un senso di Do maggiore solo per tornare, per andare via di nuovo, ovviamente. Se no si va avanti verso lo sviluppo. Andiamo avanti anche noi? Sei già fatto, sì. Perché l'immaginazione, non ho mai visto questa musica, è una visione non mia. Lui comincia la grande avventura. Se cominciamo con le righe... La 1, 2, 3, 4 riga, seconda battuta. Questa catena di modulazione è... A parte le modulazioni, notate come lui, come Haydn anche prima, trova sempre nuove possibilità. E da questo banale ha trovato questa... così meraviglioso. Insomma, questo senso del, non solo dello sviluppo, ma il viaggio di scoperta. Andiamo avanti. E qui abbiamo... quello all'epoca che era il passaggio più famoso della sonata, e forse una delle più grandi novità, perché non c'era stato mai niente di analogo, questo passaggio della ripresa, cioè la ritransizione verso la ripresa. Perché non dimentichiamo che non ha ancora mai stabilito Do maggiore. Quindi arriva a questo pedale, a Sol, che è ovviamente è il dominante, quindi sarebbe la notte più importante per stabilire Sol, per stabilire Do, così funziona. Già il fatto che quello che andava giù prima, ora va su, accresce la tensione. Il Do maggiore diventa il dominante settimo. È tornato. Non abbiamo mai avuto, credo, un caso di un così lungo pedale. Per creare questa tensione, proprio per riflettere la situazione che non abbiamo avuto mai il senso stabile della tonalità. Il problema è che una volta arrivato se ne va subito via di nuovo. E invece qui, le due, non l'ultima riga, le due penultime righe, lui trova
la soluzione, cioè uno dei momenti più straordinari nelle sonate di Beethoven e nella musica anche. Quindi questo momento di sorpresa, di grande tensione, e poi ancora di più, sembra molto lontano. E poi queste tre battute meravigliose. Stabilisce una volta per sempre il Do maggiore. E questo, come dicevo prima, più lontano, più complicato, più difficile l'arrivo, più soddisfacente, più complesso è il senso dell'arrivo. E qui questo fa per Do maggiore quello che, anche se l'avesse fatto non 20 volte, ma 20.000 volte, non avrebbe potuto fare. Quindi è un po' questo primo tempo della valsa, una lezione proprio del carattere stesso della tonalità, del linguaggio tonale. E tutta la sua tensione e tutto il senso di complessezza, di sintesi, di classicismo, è derivato direttamente da questa conquista della stazione della tonalità. Vediamo? Però non ha finito, perché Beethoven vuole accrescere ancora il senso di tensione. Non vorrebbe forse neanche che il primo tempo terminasse con una soddisfazione troppo completa per la visione della sonata intera. E quindi, alla fine della ripresa, torna, però ora in una tonalità molto lontana. E qui comincia una lunga coda. È la prima volta nella storia della musica che la coda sia così lunga. E che praticamente è lunga quanto lo sviluppo. Che, anzi, Beethoven, ci saranno casi dove la coda diventa veramente un secondo sviluppo. Perché? Per crescere ancora questo senso di narrativo. Cioè non è solo una ripetizione di cosa abbiamo sentito prima, ma va ancora avanti. E per anche in questo caso per mantenere la tensione tonale, perché qui anche lui va molto molto via, insomma anche va attraverso molte tonalità. Andiamo avanti. E solo alla fine, al ritorno, non è mai stato, il primo tema non è mai stato stabile come Do maggiore, è solo ultima volta con questa lunga sequenza di accordi che veramente danno un senso molto di contatto di Do maggiore. Però poi cominciamo, andiamo avanti, il secondo tempo, che si chiama introduzione adagio, quindi solo un ponte verso il finale, che in Fa maggiore come si deve, però anche questo va subito via. Siamo molto lontano già da Fa maggiore. E questo crea questa atmosfera di mistero, di attesa, accresce questa tensione già accumulata durante tutto il primo tempo. Scusate, devo guardare la musica. Andiamo avanti. E poi cresce questa tensione. In questo passaggio che diventa dominante di Do maggiore qui. Thank you.
poi questa chiusura in do maggiore così semplice e così perfetta. E tutta la sonata, tutto il primo tempo e il secondo tempo, è tutto in attesa per questo momento magico del tema del finale, del rondò. Che in do maggiore non si può più, anzi lui dà ancora più forza al do maggiore con queste lunghissime pedali che Beethoven dà per creare, sì, è sempre molto misterioso, ma molto fuso, molto fondato su una sola armonia. Cioè il momento di modulazione è finita, che siamo solo in do. Dominante. Completamente senza tensione armonica. L'unica tensione è quel momento tra maggiore e minore, perché è un po' come se una nuvola passasse davanti al sole o alla luna. Andiamo avanti. Sì. Poi conclude il tema ancora una volta trionfante con i frilli. Notate come questa volta, con lo sviluppo, non è sviluppo, ma con l'episodio che segue, rinforza sempre il do maggiore. E questi sono accordi di tonalità. Dopo un tempo e mezzo, un lungo primo tempo, un secondo tempo dove evitava do maggiore, un po' come la testa, insomma, ora è sempre rinforzato. Ok, andiamo avanti. E qui siamo alla fine del tempo per, dovete ignorare un po' questa indicazione come senza strings, queste non sono Beethoven, ma vabbè, senza literare non sono d'accordo neanche, che arriva al punto culminante di tensione dominante. Il famoso diminuito settimo. Creare ancora un momento di tensione, anche se sappiamo, tutto questo, ancora prepara, ancora una volta questo. Questo ritorno del tema, ora è prestissimo, quattro volte più veloce, dovrebbe essere a rigore, sempre con pedale, sempre con questo senso di do maggiore continuo, fuso, che. Per creare ancora un punto di arrivo. Andiamo, credo che ci sia ancora uno. Questo è l'ultimo, c'è ancora uno. L'ultimo. Sì, ma questo diciamo, suo passaggio è notare. Anche qui lui ha creato un'ultima volta un momento di tensione armonica, di modulazione. Anche di ottavi, ma Beethoven probabilmente voleva, se non lo faccio come bisognerebbe farlo, il problema è che su questo pianoforte è quasi impossibile, quasi ce lo faccio, ma normalmente sui pianoforti moderni gli salgono ottave e si può fare solo molto veloce, anch'io faccio una versione di Bach con le ottave, ma non è quello che Beethoven probabilmente desiderava. Anch'io lo faccio con le ottave di polso. Sì, è bello, è anche molto eccitante, molto tenero.
e quindi e siccome è l'ultima risoluzione, ci sarà anche l'ultima pagina, il Do maggiore, dopo ancora un settimo diminuito, è un po' come l'ultimo trionfo dove aggiunge un po' le campane e le insomma tutti gli effetti un po' decorativi del trionfo, del trionfo finale. Ok, ho finito. Grazie. Le altre serie non saranno così lunghe, però sono nonostante, se qualcuno vorrebbe fare una domanda sarò molto felice. No, ma andate via se non volete, non è, se qualcuno vuole chiedermi qualcosa io rispondo volentieri, se nessuno lo fa capirò che è troppo tardi. Lo fa nessuno? C'è sempre, c'è, Corrado non c'è? Ah ecco, non ha niente da dire? Ok, benissimo, e nemmeno io non ho cenato, quindi ci vediamo domani sera, grazie.